fermo, non mi vuoi toccare, sto protestando contro il Green Pass, mi lasci per favore. Oggi non possiamo più entrare, non possiamo entrare nei luoghi di lavoro, né noi parlamentari, che non sarebbe importante perché abbiamo un ruolo, abbiamo anche, diciamo, delle disponibilità economiche. Oggi non possono entrare sui luoghi di lavoro milioni di cittadini, centinaia di migliaia di cittadini, di padri, di madri, di famiglia che resteranno a casa soltanto per aver in pieno, nel pieno dei diritti costituzionali e delle libertà di scelta individuali, deciso di non somministrarsi il vaccino. A questi lavoratori verrà impedito di guadagnare il loro salario, verrà impedito di vivere una vita civile e normale e verranno discriminati rispetto a tutto il resto della società civile. Questo mentre praticamente non c'è più nessun pericolo sanitario e mentre il governo non si sta preoccupando di nulla, né delle guerre che rischiano di scoppiare ai nostri confini né della tenuta sociale del nostro paese. Questo è vergognoso e questa, quindi, questa nostra manifestazione, per cui naturalmente ci scusiamo con le forze dell'ordine, non vogliamo arrecare nessun disturbo all'ordine pubblico, ma è solo per porre l'attenzione su questo tema. Io non ho il Green Pass rafforzato in quanto ho deciso di non vaccinarmi e fortunatamente non ho neanche preso il Covid. Quindi oggi io non posso entrare, nonostante abbia fatto un tampone un'ora fa e sia, dal punto di vista sanitario, una persona perfettamente sana. Io ho fatto un ricorso sulla base di un principio sacrosanto, per cui il mio è un ruolo elettivo, non viene contratta soltanto la mia di libertà di esercitare il ruolo di parlamentare, ma anche la libertà degli oltre 400.000 cittadini che mi votarono nel 2018 per rappresentarli in queste aule. Il Green Pass non è una misura sanitaria, è una misura di discriminazione politica, è una misura politica, perché se volessero davvero aiutare la sanità pubblica, farebbero investimenti sulla sanità pubblica. Invece nel PNRR, voi siete giornalisti, lo sapete, la sanità pubblica è all'ultimo posto. E quindi è chiaro che non c'è quella volontà, c'è una volontà di dividere il popolo, di discriminare e di fare un controllo sociale.